Sicuramente domenica non sarà semplice contro il Francavilla, anche perché è un campo difficile storicamente. Io ci ho giocato tante volte e non è stato mai facile. Poi loro appunto si devono salvare, quindi in casa cercheranno di fare i più punti possibili. La partita dura 90 minuti, quindi noi ci dobbiamo fare prendere dalla frenesia di volerla sbloccare subito. Dobbiamo essere attenti, come lo siamo stati in tutte le altre partite. Però penso che noi abbiamo preso, ovviamente, preso ormai una strada. Ed è penso che sia quella giusta. Io penso che la squadra noi l'abbiamo acquisito ormai questa certezza, perché di partita in partita abbiamo sempre più autostima, sempre più capito la nostra forza. Quindi ormai siamo sotto questo aspetto, siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sicuramente succedono queste cose di sbagliare un gol, purtroppo è successo nel momento più sbagliato, perché comunque quella partita era importante per noi, era importante per tutto l'ambiente, lo stadio era pieno. A me dispiace, c'è rammarico, però bisogna guardare avanti e sicuramente arriveranno altri gol importanti. Sì, sicuramente mi sento un giocatore importante perché la squadra mi fa sentire un giocatore importante, perché la piazza, anche domenica devo dire che dopo il gol mi sono arrivati tantissimi messaggi di consolazione. Ecco, questo mi dà la forza di fare sempre meglio e di cercare di realizzare un sogno. I nostri tifosi, devo dire che sono spettacolari, ci aiutano sempre, ci incoraggiano sempre, quindi noi possiamo dire dalla parte nostra che ci sarà sempre lo stesso impegno che ci abbiamo messo finora e ci crederemo fino alla fine.